Amici dell'Appetito, viene parlando, eccoci qua dal ristorante Il Mulino di Via Danubio a Montesilvano, pronti per dar vita a questo nuovo appuntamento a tavola, tornando ad ospitare piacevolmente con grande simpatia il primo cittadino, il sindaco Attilio Di Matia, con cui vorrei subito brindare a questo nostro incontro. Non è la prima volta. Cin cin. Anche se non si dice più ultimamente, però va bene così. Cin cin. Poi in giapponese sai che vuol dire? Che vuol dire? Meglio di no. Meglio di no. Meglio di no. Allora andiamo avanti. Lasciamo questa curiosità ai nostri amici che ci seguono da casa e siamo qui presenti con degli antipasti all'italiana, poi seguiranno anche primi e secondi piatti. Lo chef, l'amico Fabio, sta preparando davvero qualcosa di prelibato. Come suo solito, un locale, il ristorante Il Mulino di Montesilvano, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Tanta gente che continua a dare la propria preferenza a questo locale, che è sinonimo di garanzia, tutti i prodotti a chilometro zero. Davvero qui si mangia molto bene, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E di queste ore lo stato di calamità richiesto con una riunione di giunta particolare da parte del comune di Montesilvano. Ne vogliamo subito parlare. Io le servo intanto, faccio intanto pure quello grazie, che ci ha preparato lo chef Fabio del ristorante Il Mulino. Facciamo un crossing, dai. Gentilissimo, okay. Il primo cittadino, gentilissimo il sindaco. Okay, okay. Però ci interessa sapere subito che cosa è accaduto e che cosa accadrà di qui a poco, perché sono in tante ad aver ricevuto ingenti danni ad aziende, ad abitazioni, davvero tanti danni ancora calcolati per la precisione. Allora, parliamo di questo stato di calamità richiesto dal comune. Lo stato di calamità naturale è stato richiesto oggi in giunta, con giunta onnipresente, presso il nostro sito internet del Comune di Montesilvano, che potete trovare anche andando su Google, mi scrivete Comune di Montesilvano e poi lo troverete facilmente. Ci sarà un modulo in prima pagina, un piccolo foglietto dove renderà più facile questo adempimento burocratico. Ovviamente lo stato di calamità naturale serve soprattutto al Comune per gli immobili che potrebbero aver avuto dei problemi, dei danni, insomma, ma soprattutto per i cittadini. Le aziende, come dicevi tu, Montesilvano ha un insediamento produttivo proprio vicino al fiume, quindi sul lungo fiume. Oggi la parte operativa del comune, soprattutto i funzionari, tutti quanti, stiamo continuando a fare, diciamo, un aggiornamento, una mappatura di tutti i danni che ci sono. Ovviamente c'è molto fango in giro e stiamo cercando di ripulire. Può dire su per giù a quanto ammontano i danni? Il danno, cioè l'ammontare monetario non lo abbiamo. Stiamo proprio andando in giro per arrivare, diciamo, a questa mappatura, che poi sarà la somma algebrica, sarà la cifra che mi hai chiesto tu, ma al momento non siamo in grado di dare questa cifra. Ovviamente, stavo dicendo, questa serve perché stiamo adesso pulendo il fango e ci sono anche ancora delle parti da sistemare. Ancora un grave problema: se si va alla foce del Salino, dalla parte del mare, quindi tutta quella spiaggia che è dietro i grandi alberghi, ci sono molti arbusti, molti pezzi di legno. Abbiamo un'idea abbastanza semplice, ma anche brillante, penso. Abbiamo visto che molte persone andavano lì con la motosega a prendere il legno a gratis. A fare le scorte. Quindi adesso noi adesso l'inverno, noi puliremo e metteremo questa legna in una parte che è dietro del Mediterraneo. Comunicando, anzi approfitto per dire che le persone potranno andare a prendere la legna e così diminuiranno il nostro costo di smaltimento, perché certo, non lo smaltiamo, quindi per favore fatelo, così aiutate pure la comunità. Quindi se avete bisogno di legna da ardere per i vostri camini potete tranquillamente andare nei pressi dei grandi alberghi dietro il Grand Hotel Mediterraneo. Noi ovviamente faremo la pulizia e li accatasteremo tutti in quella zona e poi da quando sarà possibile? Subito dopo la pulizia, oggi. Quindi tra qualche giorno? Sì. Assolutamente. Anche qui, caro sindaco, anche perché ormai lei è diventato davvero il personaggio del giorno, perché parlano sempre solo di lei, di quello che fa Attilio Di Matia, di come si comporta, se c'è, se non c'è in città. Anche qui ha ricevuto delle polemiche da parte della minoranza, perché hanno detto chiaramente che lei, in una situazione così difficile e precaria per la città, era assente, era altrove. Invece non è assolutamente vero. Oramai, guarda, ti racconto questa cosa. Sì. Mio padre, ovviamente, è montesilvanese, ma ha sempre vissuto in area Piazza Duca. E i pescaresi vivono, diciamo, la politica su Montesilvano leggendo i giornali, e hanno detto a mio padre, Quintino, mio padre si chiama Quintino, ma è proprio chiaro,
cioè anche uno stupido vede che tutte le cose che fai sempre contro. Quindi si capisce, poi l'opinione pubblica si fa un'opinione chiara, è proprio chiarissimo che interpretano il ruolo di minoranza, che poi è brutto anche questo termine minoranza, che vuol dire? Cioè sono eletti dai cittadini per stare in amministrazione, poi sono loro. Sempre consiglieri comunali. Sempre consiglieri comunali, mi sarebbe piaciuto vederli durante la crisi, venire dal sindaco, venire dal vice sindaco a dare una mano, non si sono visti. Sono consiglieri eletti dal popolo che a prescindere dall'amministrazione sempre sono chiamati a dare una mano e non si sono visti tanto in periodi. Quindi praticamente lei dice, sindaco, che è più presente lei che questi consiglieri che l'accusano. Se vuoi andare a vedere le statistiche, andiamo a vedere, anzi mi divertirò a giorni a rilasciare un po' di statistiche curiose. Effettivamente, a parte che io veramente non penso che l'impegno politico, programmatico e amministrativo si veda dalla presenza nelle commissioni eccetera, però è un segnale. Poi dipende anche dalla qualità dell'impegno, dalle idee che si hanno. Ecco, io sono qui saldamente al comando di questa amministrazione, un'amministrazione difficile da guidare. Cioè Montesilvano è sempre stato difficile. La cosa, diciamo, che mi preme dirti da un punto di vista politico, che può interessare, mi piace fare sempre questo paragone. Ovviamente molti consiglieri, molte persone che si sono proposte al proprio elettorato pensavano di andare a giocare in Champions League, però effettivamente per questi 2-3 anni siamo chiamati a salvarci dal campionato, insomma, molto probabilmente tra 3-4 anni potremo giocare in Champions League, però con la situazione amministrativa lasciata e con tutti i problemi che hanno a che fare con la crisi globale, crisi nazionale, crisi regionale, il problema è questo, è che praticamente dobbiamo lottare tutti i giorni per restare in Serie A. Sindaco, vogliamo approfittare dell'occasione qui all'interno del ristorante Il Mulino di Montesilvano per dire cosa va a fare all'estero, ribadiamolo anche a beneficio dei nostri telespettatori. Io penso che... Lei è un promotore finanziario. No, non sono un promotore finanziario, sono un portfolio manager, non promuovo nulla, non vendo nulla, sono semplicemente quella persona che con amore e dedizione e supporto analitico fa in modo che i rendimenti di banche possono arrivare a rendimenti più alti, quindi dico se un'azienda deve essere comprata, se il bond o se il debito conviene. Questo faccio, poi la promozione la fanno altri, io non mi occupo di questo, i clienti. Quindi è un esperto finanziario. Sono un esperto finanziario. Per fare questo esperto, per avere questa esperienza finanziaria ci sono delle licenze particolari. Queste licenze particolari devono essere aggiornate con una cadenza particolare. Ecco, io penso di essere stato eletto al di fuori dai partiti, anche se adesso sono nel Partito Democratico con amore prima e dedizione. Prima con l'Italia dei ricordiamo. Sono stato sempre un soggetto al di fuori della partitocrazia, tu lo sai. Al di fuori delle righe, ma soprattutto non vivendo un sistema, diciamo, predefinito. Mi hanno votato perché non sono il soggetto che campa di politica e quindi il mio elettorato, le persone che hanno dato fiducia, capiscono che se vogliono un sindaco indipendente, che vogliono un sindaco che non sta attaccato alla poltrona come magari sono altri amministratori che magari si fanno votare il bilancio della minoranza, penso che sia una garanzia di indipendenza per loro. Quindi queste 2-3 settimane dedicate all'estero per fare in modo che io possa continuare a fare quello che ho sempre fatto quando questa esperienza politica dovesse finire, perché ovviamente tutto non dura mai all'infinito, è semplicemente una garanzia per loro, per i cittadini dell'indipendenza, e questi cittadini lo sanno benissimo. Intanto è arrivato Ogni Ben di Dio qui sul nostro tavolo. Infatti, noi continuiamo a che parlare bei colori. Qui si mangia davvero molto bene, caro sindaco, ma non ha paura di lasciare troppe responsabilità ai suoi collaboratori? Poi ovviamente ci sono sempre le gelosie, soprattutto dalla parte della minoranza che deve spronare, però come si fa a valutare l'operatività di un tuo collaboratore? Perché ricordo, cittadini, che gli assessori sono collaboratori dei sindaci, sono scelti dal sindaco e quindi si nota e si possono misurare le performance quando serve di più. E quindi devo dire che il vice sindaco Lino Ruggero in queste 3 settimane di assenza, come se l'è cavata? Va benissimo, dice lode, è un bravissimo vice sindaco, come sono tutti gli altri, tutti gli assessori, una squadra veramente
all'altezza, ecco. Poi ovviamente ci sono degli errori che vengono fatti, ma chi non li fa, pure io li ovviamente faccio. Però si parla sempre di queste fibrillazioni interne alla maggioranza. Non a caso lei è stato costretto in questo anno e mezzo a rivedere due volte la sua squadra di governo. Ultimamente ha messo a posto il problema delle quote rosa. Le quote rosa. Addirittura due sono arrivate, Pagliuca e Comardi. Perché? che bella battuta, che simpatico. No, no, la Comardi è consigliere comunale, è una bravissima ragazza, è molto svelta. E oggi può anche fare... come la delega al turismo e agli eventi. No, la delega al turismo ce l'ha la Pagliuca, la delega agli eventi ce l'ha la Debora, che ovviamente ha voglia di imparare nuove cose. Ricordo per i cittadini, perché poi è una cosa importante, la delega con portafoglio, perché poi si fa molta confusione e noi dobbiamo fare informazione, giusto. Informazione corretta, giusto. La delega a un consigliere comunale con portafoglio deve sempre passare per un atto di giunta, quindi in ogni caso c'è la proposizione del che magari fa il lavoro di relazione, di programmazione, però poi l'atto gestionale lo fa il sindaco o la giunta, quindi la supervisione è sempre del primo cittadino. C'è il primo cittadino e la giunta, c'è l'esecutivo e c'è la parte, poi se ci sono dei consiglieri particolari che hanno tanta voglia, amore alla propria città e si vogliono dedicare a un aspetto, perché no, sono energie, magari. Le è dispiaciuto dare il ben servito? Ce n'è pure un altro, c'è Stefano Di Felice che si è preso al tempo la delega alla metanizzazione, sta facendo un lavoro pazzesco, abbiamo ridato anche attraverso le relazioni con l'Italgas, lui ha lavorato molto su questo, abbiamo ridato la conduttura del metano a Colle d'Andromeda, a molti quindi che pagavano molti soldi per il calore. Allora, se ci sono i consiglieri che fanno la programmazione, che sono lì a fare altro e si vogliono dedicare su alcuni aspetti, perché no, sono energie, abbiamo bisogno di energie noi. Però sindaco, sono già due rimpasti in un anno e mezzo, non sono un po' troppi? Ma i rimpasti, come dicevo l'altra volta, i rimpasti sono per la pizza, non sono rimpasti. Allora, quando ci sono delle cose che non vanno, si devono aggiustare, certo. Si fa un tweaking, si aggiusta qua, si aggiusta là, si calibra e poi la macchina va, insomma, ecco. Poi quando hai trovato l'assetto specifico vai a 120, prima di andare a 40, 50, metti una cosa, togli un'altra. E adesso quindi, a quanto va il comune di Montesilvano? Il comune di Montesilvano va tranquillamente a 80 all'ora, 80. Però siamo in area urbana, poi se andiamo su autostrada possiamo svettare. Ma ancora però in area urbana c'è la multa a 80 all'ora. Sì, ma dipende dove pure, perché poi dipende. Poi se ci sono cose particolari, in autostrada ancora c'entriamo però. Prendiamo l'asse attrezzato, dopo il bilancio prendiamo l'asse attrezzato e poi andiamo su autostrada. A quanto? Quando vogliamo andare, secondo te? Possiamo andare a 100, 120, basta che siamo sempre nei limiti. Ragazzi, andate piano con la macchina. Benissimo. Dispiace aver dato il ben servito anzitempo a Anduccio, questo grande personaggio che ha gratificato il lavoro della sua giunta. È un uomo stupendo. Io veramente mi sono commosso, perché mi sono messo pure a piangere, perché... Poteva essere suo figlio. Cioè, ma è una grande persona. Anche perché ha una figlia della sua stessa età. Sì, abbiamo fatto un'università insieme. Certo, lei studiava altre cose, però in biblioteca, come si dice in abruzzese, si pazziava, insomma, là sotto. Però tutti e due abbiamo raggiunto il risultato della laurea, insomma. Comunque, dicevo, il ben servito non è un ben servito, perché non uso questi termini, sono troppo giornalistici. Non è un ben servito, è una persona che con dedizione ha dato il suo tempo per aiutare il sottoscritto a riprogrammare questo aspetto dell'assessorato della cultura e degli eventi. Purtroppo abbiamo avuto questo problema, diciamo, delle quote rosa, Io personalmente l'ho detto pure alla grande Letizia Marinelli, che stimo tantissimo, che io da un punto di vista filosofico non condivido questa forzatura. Però effettivamente c'è un gap, in Italia si è deciso di regolamentarlo con questa forzatura. Io sono un uomo di legge, nel senso non di legge perché non sono un poliziotto, però diciamo rispetto alla legge. Quindi c'è stata questa superficialità da parte, dobbiamo dirlo, della struttura su questo. C'era un tu e l'aggiornato, non abbiamo fatto caso a questo. La colpa è mia sempre di tutto, perché sono il sindaco, però questa cosa qua forse doveva vedere qualcosa. Va bene, ci sta. Però abbiamo rispettato i patti. Abbiamo detto a Letizia Marinelli entro il 31 ottobre, detto, fatto, certo. Queste parole adesso non viene, l'ha fatto perché è merito mio. Dai, su. Tra qualche giorno sarà approvato il bilancio in consiglio comunale. Sì. Attilio Di Mattia seguirà in prima persona o dovrà nuovamente partire? No, sto qui. Sta qui. Fisso. Il bilancio è una cosa importante, a parte che stiamo votando un bilancio che si chiama preventivo, ma in realtà è consuntivo, cioè preventivo per un mese. Tutti sanno
e basta vedere le statistiche, la maggior parte dei comuni d'Italia, quasi tutti, non hanno votato. Ma come fai a fare un bilancio con quando non sai, non sai cosa ti entra? Cioè, una nonna come fa a sapere che spesa deve fare se non sa quanto gli entra di pensione? Ecco, siccome hanno cambiato 100.000 volte, Tarsu, Tares, mia nonna, tua sorella, cioè, allora non si può fare il bilancio e quindi ci troviamo a farlo adesso. Quindi votare questo bilancio non ha nulla a che fare con una scelta politica o programmatica, ma è semplicemente una clic-clic fotografia di quello che già abbiamo fatto. Come si fa a non votare? A grosse linee, che bilancio sarà? Perché già ci sono le prime polemiche sulla Tares, sugli aumenti, sugli aumenti delle tasse, ecco. Che cosa può dire il sindaco? Proprio per tranquillizzare anche coloro che ci ascoltano. Io intanto assaggio le privatezze. I sindacati, abbiamo raggiunto questo accordo con i sindacati per l'IRPEF. Sì. Sono rimasti abbastanza contenti, cosa che la scorsa amministrazione non è riuscita a fare. Complimenti all'assessore Fidanza, uomo d'esperienza. Uomo d'esperienza, la squadra è buona. Fidanza è un uomo splendido, un uomo lungimirante, un uomo che sa fare politica. È indispensabile, l'ha un uomo fatta. Che l'ha fatta e che si mette al servizio. Lui sta al servizio di noi giovani. Bisogna succhiare queste esperienze, bisogna imparare, bisogna avere l'umiltà di imparare da queste persone di Fidanza, Massimo Pavone. Queste qua sono tutte persone che hanno da dare. Oramai pure Massimo lo dice sempre, o Fidanza, quello che hanno fatto l'hanno fatto, quindi non stanno lì per fare chissà che cosa. Basta saper succhiare proprio la loro esperienza. E io ho molte persone che hanno tutta questa passione, che devono ancora capire e codificare come si fa politica. Io stesso devo capire, però queste persone sono un asset, in inglese parliamo prima di portafogli e di finanza. Poi traduciamo sono, anche. Sì, ma sono delle grandi risorse per questa amministrazione. E quindi parlavamo del bilancio, l'ha fatto questa mediazione perché è un grande uomo di mediazione, io sono molto più radicale. C'ho un bel portafoglio di esperienze, io faccio quello che devo aggiustare le cose, il vice sindaco fa quello, il cowboy nudo e crudo, e poi c'ho Fidanza che media. Gli poi altri potrebbero fare di più, sinceramente. Tutti possono fare di più, bisogna sempre migliorarsi, poi ci sono degli impasse momentanei, ci sono sempre queste cose, ma è compito mio riuscire a motivarli ogni volta, quando è possibile. È vero che ci sono 4 milioni di euro da recuperare e si cercherà di recuperarli attraverso l'aumento della tassa. Sì, dicevamo questo, però non è che sono 4 milioni di euro spariti, cioè da un giorno all'altro lo Stato ha detto, Montesilvano, 3 milioni e mezzo in meno, cioè lo Stato ha erogato meno soldi, quindi noi dobbiamo fare i conti con questo, non è che ci sono tante cose su cui giocare. Abbiamo dato sì questo aumento dell'aliquota come gli altri comuni, cioè anche i consiglieri comunali che sono in opposizione, che sono centrodestra, dovrebbero dire al proprio sindaco a Pescara perché hai fatto la stessa cosa che ha fatto Di Mattia. È un gioco delle parti, cioè è bello e tranquillo, ci divertiamo. Anche io sono stato in opposizione al Guerino Testa, quando è che non ho detto e quando è che non ho detto, però bene, è tranquillo, cioè è il ruolo, quindi se non lo fanno a me non mi posso arrabbiare, è normale che sia così. Il gioco delle parti. Il gioco delle parti. Benissimo. Sindaco, io non le vorrei far andare il boccone di traverso, sorseggi pure questo ottimo vino che ci hanno offerto gli amici del ristorante Il Mulino di Montesilvano, ma anche questi affettati. Abbiamo davvero una tavola imbandita di ogni ben di Dio, poi arriverà del baccalà rosso, arriveranno primi e secondi piatti, davvero qui ci trattano sempre con i guanti bianchi, come si suol dire. E allora, sindaco, io non le vorrei far andare il boccone di traverso, però vogliamo spiegare una volta per tutte come il problema dei rifiuti a Montesilvano, perché c'è questa ditta di cui si parla tanto che continua a stare ferma, continua. Oggi ti do una notizia oggi abbiamo firmato alle ore 11 il contratto con questa ditta. Oh, finalmente! Alleluia, applauso. Perché applauso questo stato di prorogazione della Applauso, applauso alla struttura amministrativa, perché non è che siamo al tempo di Mussolini qua. Il sindaco fa le scelte di programmazione e politiche, cioè abbassare il costo dell'appalto. Poi tutti gli aspetti che hanno a che fare con il codice degli appalti, io mi tengo a 10 km di distanza. Quindi, dopo quello che c'è stato a Montesilvano? Mia forma mentis, io rispetto la Bassanini. Io programmo, faccio scelta politica, poi non è che mi metto a puntare il dito sugli appalti. Quindi questi cavilli, ho capito che l'opposizione deve dire quando firmi, quando,
Però era preoccupata, ma sono al di fuori di me, cioè, sulla struttura amministrativa che rimane là, se c'è il sindaco Di Mattia o se c'è un altro sindaco di un altro colore politico, quindi ritorniamo alle solite strumentalizzazioni. Comunque, diciamo, è finita l'era EcoM, giusto? Non è finita, cioè, a parte che finita l'era EcoM non l'ho deciso io, ma l'ha deciso la magistratura, certo. Ricordando che quell'azienda era stata formata ab origine in maniera, diciamo, non consona, perché quando era stato scelto il partner privato non era stato scelto con appalto di livello europeo e non si può fare, quindi non l'ha detto Di Mattia, l'ha detto giustamente la magistratura e io non ho fatto altro che fare quello che la legge mi dice. Io non ce l'ho con l'EcoM perché sono brave persone, non ce l'ho neanche con la parte privata, io rispetto tutti quanti, però io devo far rispettare la legge. Lei è il sindaco d'altra parte, quindi d'ora in avanti ormai una netta schiarita sul capitolo smaltimento rifiuti, giusto? Questi qua sono i presupposti, il contratto, l'azienda che ha vinto sulla carta. Ha firmato finalmente. Ha firmato oggi ha firmato, inizieranno, hanno questi 60 giorni per iniziare, gennaio inizieranno tranquillamente, ovviamente ci sarà tutta una reingegnerizzazione, cioè i cassonetti andranno via, si metteranno, quindi ci saranno delle settimane in cui ci sarà un cambio, come in tutte le situazioni che porteranno inevitabili disguidi, però per il buon fine, per il futuro, quindi siamo tranquilli, quindi come sempre ancora l'opposizione dice bla bla. Quanto risparmierà? Lo vogliamo ribadire anche in questa circostanza il comune di Montesilvano? L'appalto dato, io parlo di numeri, i numeri parlano da sé, questo è il bello della matematica. L'appalto diciamo aggiudicato ma non contrattualizzato dalla scorsa amministrazione era di 32 milioni e mezzo. Io l'ho messo a base d'asta a 20 milioni, hanno stato aggiudicata a 19,6. Fate il conto, 32 e mezzo meno 20 fa, quanto fa? 12 diviso 5 anni? 12 diviso 5, 2 qualcosa. 2 milioni risparmiati all'anno dal sindaco Di Mattia e dalla sua giunta. Ora mi dici come mai non ribalti questo sugli utenti? Pure qua, demagogia allo stato puro. Siccome per legge bisogna, la tassa sulla spazzatura deve essere coperta al 100%, siccome io non l'ho fatta andare a 32 milioni e mezzo, l'ho fatta rimanere a 20 milioni, la stessa quota di come era con EcoM, rimane uguale. Ma se non avessi fatto quello, oggi i cittadini di Montesilvano, per colpa di la Musa e tutti quelli che c'erano la scorsa amministrazione, avrebbero pagato quello che pagano per oggi per due. Quindi grazie a questo... Sì, soltanto che non lo vedono nelle proprie tasche, perché il costo non ho fatto in modo che sia andato al doppio, loro l'hanno programmato al doppio. Certo. C'è qualcuno che ci parla dello smaltimento, cavolate, le regioni dove lo smaltimento è controllato, insomma ha dei vantaggi, insomma per porta a porta, sono quelle regioni in cui la piattaforma è pubblica, c'è un controllo, oggigiorno nessuno può controllare il privato per dire se tu hai smaltito questo, quindi diciamo che questa qui è stata una scelta coraggiosa, prima di tutto perché io potevo tranquillamente lasciare quello che c'era, voluto far risparmiare i soldi ai cittadini, vedremo come va questa azienda. C'è anche chi dice che questa è una tecnica superata, sì. Veramente il porta a porta ha spinto una tecnica superata, ci sono testi e testi da ritrovare, una tecnica degli anni 70. Gli anni 70 il Partito Comunista parlava di porta a porta spinto. Ci vuoi fare un giro a Pineto? Andiamo domani a te a Pineto e andiamo a chiedere ai cittadini come siete contenti del porta a porta. Porta a porta, ma che sei matto? C'ho le spine di pesce dal venerdì fino al martedì, non ce la faccio più. Basta andare in giro, certo. Soltanto che magari il porta a porta spinto, costando di più, può avvantaggiare qualcun altro. Sindaco, però adesso ci sarà da fare i conti con l'avvertenza Deco, la ditta che si era aggiudicata prima, che ha presentato una regolare denuncia. Sì, al comune. Ovviamente, come voleva si dimostrare, però intanto il TAR gli ha detto picche, cioè hai torto. Loro ovviamente la porteranno al Consiglio di Stato, aspettiamo il Consiglio di Stato. Comunque io sono sereno, abbiamo fatto risparmiare i soldi ai cittadini, non abbiamo fatto con nessuna necessità bellica, io non ce l'ho con nessuno, però se io 32 milioni e mezzo non ce l'ho come comune e c'ho 20, spendo 20.
cazzo, cosa devo dire di più? Più di così, come si suol dire. Sempre seduti comodamente a tavola qui all'interno del ristorante Il Mulino per l'ultima parte del nostro programma L'Appetito Viene Parlando in compagnia di Attilio Di Mattia. Posso dire una cosa? Sì. Ai telespettatori? Come no? Io voglio ringraziare, ti chiamo Minnuccio. Perché... Come? Paolo, diamoci Paolo, il tuo Paolo, sindaco. Paolo. Perché devo dire che sia Paolo sia un altro tuo collega Ferruccio, lo possiamo Ferruccio, dire. Ferruccio, Ferruccio, benvenuti, il collega quando di ho iniziato a fare un po' politica sono le due persone che mi hanno, diciamo, posso dire tra virgolette, posso dire un po' sverginato da un punto di vista simpaticamente televisivo, e avevo questa possibilità di esprimere, darmi consigli, e quindi io veramente ti ringrazio. Complimenti, complimenti sindaco. Io volevo porre un attimino l'attenzione su questi primi mesi di attività da sindaco, perché lei è un bravo ragazzo, lo riconoscono tutti, qualcuno l'ha criticato perché ha poca esperienza politica, d'altra parte amministrare un comune come quello di Montesilvano è davvero cosa difficile, perché per certi versi Montesilvano ha difficoltà superiori alla stessa città di Pescara, quindi certo. Se ci riuscirà, complimenti a lei. Però qualcuno ha anche detto che lei in Camera Caritatis ha anche detto che è stanco di tutte queste pressioni che continua a ricevere e che prossimamente ci potrebbero essere anche dei risvolti in tal senso. Come può giudicare questi primi mesi di attività? È davvero stanco, è davvero stufo di certi attacchi pretestuosi, di tutto quello che si è detto e si è scritto sui giornali? Come potrebbe definire il momento che vive? Guarda, io sono stato votato dai cittadini e ho un senso di responsabilità. Ovviamente coloro che mi dicono male non mi hanno votato, e quindi loro possono continuare a dire quello che dico. Però ci sono tante persone che hanno avuto fiducia in me. Adesso soltanto il tempo dirà se riuscirò bene, benino, male, benissimo a governare questa città, e si vede soltanto al termine ultimo, quando i cittadini decideranno, è solo loro, di rimandarmi a casa oppure farmi rimanere, sempre se mi dovesse ricandidare. Ma il problema è un altro. Il problema è che io sono abituato a lavorare nel privato, e nel privato la differenza tra pubblico e privato, e questo ci tengo a dire ai cittadini, è che nel privato tu ti poni degli obiettivi, però ti puoi anche allocare delle risorse, cioè i dipendenti te li scegli, la squadra te la scegli. Nella pubblica amministrazione questa scelta è un po' più vincolata, quindi è molto più difficile. Se tira la giacchetta, cioè, perché ci sono vecchie logiche, pressioni di vario genere. Pressioni di vario genere di portatori di interessi che sono stai sempre là. Il fatto, e tu che fai politica, che tu che fai il giornalismo dovresti capirlo, il fatto che molto spesso molte persone del vecchio stampo, oppure molte persone che hanno a che fare con la politica, soprattutto i portatori di interessi, mi dicono male. Secondo te che vuol dire? Secondo me vuol dire che sto facendo bene, perché non sto facendo quello che loro sono abituati a fare. Se noi ci diciamo oggi che fino adesso Montesilvano è stata gestita bene, allora io ho torto. Ma siccome sappiamo tutti che Montesilvano fino adesso non è stata gestita bene e io sto facendo diversamente da come loro sono abituati, vuol dire che sto cambiando. E questo è per quello che mi hanno votato i cittadini. Purtroppo il tempo è tiranno e quindi siamo alle battute conclusive. Montesilvano è una città dove ci sono tanti voltagabbana a livello politico, e le cronache di tutti i giorni lo attestano e lo confermano puntualmente. Lei sta per avvicinarsi all'approvazione del bilancio e ha 13 consiglieri di maggioranza. No, 14 a 11. E 11. Ha paura o sta tranquillo in tal senso? Tranquillissimo. 14 a 11. 14 a 11, ha tre consiglieri di differenza. Di Mattia sogna in questi tempi, e cosa sogna di fare per la sua Montesilvano? Io direi che sono molto onirico, molto 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 onirico. A volte ho gli occhi sbarrati perché sogno sempre a occhi aperti, e quindi mi piace, perché a parte che questo sogno degli occhi aperti mi ricorda il film di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica, non so se te lo ricordi, certo. Sta forzatura di immagini. Però sogno tutte le volte, perché fare politica è anche un'espressione, diciamo, creativa, e la politica è questo, è vedere un giorno, al corto termine, al lungo termine, vedere i propri sogni realizzati per te stesso, per i tuoi figli e per la tua comunità. E quindi io continuo a sognare, di incubi qualche volta ce l'ho pure io. Ne vuole dire uno? Ma no, sono li teniamo, anche perché le espressioni oniriche si manifestano sempre attraverso altre immagini che sono difficilmente codificabili, qualche dragone o qualche volpone. Il suo legame, la sua amicizia con Luciano D'Alfonso, che cosa significa? Guarda, io
io penso che in Abruzzo sia una regione molto fortunata, ha due persone di grandissimo livello, Luciano D'Alfonso e Giovanni Legnini, che sono due persone, due palle così. Posso dirlo? Posso come fare. No? Però lei è più vicino a Luciano D'Alfonso, molto io, così dicono. Sì, ovviamente Luciano è di Pescara, è una persona che stimo enormemente, mi ci sento molto spesso e spero possa arrivare al risultato se si dovesse candidare alla regione, perché sicuramente farà bene per questa regione. Brevemente, ritiene di aver commesso qualche errore dal giorno del suo insediamento? Ne ho fatti una centinaia di errori, 100 errori. È un errore che non rifarebbe? Un errore che non rifarei? Tutti, non li rifarei perché sono errori. E il bello dell'errore è magari quando cadi, è come ti rialzi. L'amicizia con Aliano, l'ex assessore, la rinnega o è acqua passata? No, il concetto di amicizia, cioè il concetto di amicizia è molto alto. Amicizia e c'è essere amici. In Abruzzo si dice tu li ti l'amicizia. Tu sei un'amicizia, sono tutti amicizie politiche. Poi a volte capita che ci sono delle incomprensioni, però io cerco sempre di dividere l'aspetto umano dall'aspetto politico. Io, nonostante abbia fatto degli atti molto forti nei miei confronti, poi... Non porta rancore. No, io non porto mai rancore, io amo tutti quanti. Auguro in bocca al lupo a tutte le persone che abbiamo condiviso delle esperienze, per l'amor di Dio. Io non porto rancore a nessuno, io amo le persone, we love people. Insomma, è con la coscienza a posto. Sì, coscienza a posto. Grazie sindaco, grazie. Splendida questa intervista, grazie ad Attilio Di Mattia, primo cittadino di Montesilvano, ospite graditissimo del nostro programma qui all'interno del ristorante Il Mulino in via Danubio, un locale aperto tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina abruzzese. Grazie a voi per averci scelto da casa, l'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Ciao. Manamana.